Mentre in città era già partita la prima invasione del centro storico, è stata la ministro alle politiche giovanili, Fabiana Dadone, a tagliare il nastro dell'edizione 2021 di Lucca Comics & Games all'ex museo del fumetto della caserma Lorenzini. Con lei c'erano il presidente della regione Giani e le autorità cittadine e provinciali. È un bel segnale di ripartenza, chiaro, ancora con delle restrizioni, con delle limitazioni, bisogna continuare a stare attenti. Però penso che sia davvero un bel segnale di ripartenza, perché si ha la possibilità di vederla fisicamente, non come l'anno scorso che ancora era da remoto. Il primo giorno di questa particolarissima edizione di Lucca Comics è stato contrassegnato dal ritorno del popolo dei cosplayer, che ha di nuovo colorato a festa il centro cittadino, ma anche dalle code inaspettatamente lunghe ai punti di controllo dei biglietti e agli ingressi degli stand. Una conseguenza forse inevitabile con l'assetto di quest'anno, che prevede meno strutture su cui distribuire i visitatori e procedure di verifica più lunghe, in particolare dovute ai controlli del Green Pass. In più, gran parte dei visitatori per il ritiro del braccialetto ha scelto di recarsi al Welcome Desk di Piazza San Romano in città, tralasciando quelli del Polo Fiere e del Palasport. E questo ha provocato un'ulteriore concentrazione di persone nel cosiddetto salotto buono della città, mentre in altre zone, fin lungo compreso, non c'è stato l'affollamento che ci si poteva aspettare. E in ultima analisi c'è stata forse un'affluenza superiore alle attese, ma non tale da far scattare le misure temporanee di contenimento previste dal dispositivo di sicurezza elaborato sotto il coordinamento della prefettura. Adesso c'è attesa per le giornate clou della manifestazione, quelle di sabato e domenica, dove è atteso l'arrivo di un gran numero di persone.